Se stamattina sei triste, riposa nella consapevolezza della tua tristezza. Se stamattina sei molto arrabbiato, riposa nella consapevolezza della tua rabbia. Affinché tu possa riposare, la tua consapevolezza dovrà essere coltivata, morbida, accogliente, estremamente vasta, spaziosa e leggera. Inizia col concentrarti su questa inspirazione e abbandonati un po' in questa espirazione. La consapevolezza che tutto accoglie è l'annuncio di quella dolcezza piena di sapienza e di amore che chiamiamo spirito. Se stamattina ti sembra di morire, riposati in questa luce in cui perfino la morte si scioglie come un calcolo renale, come un antico dolore sfuma nell'inaudito sollievo. Ben arrivate e arrivati tutti quanti. Abbiamo anche riavviato le feste della Nuova Umanità a Pozzuoli, giovedì. È stato un incontro veramente bellissimo. Mi congratulo con la Regione Campania e gli amici dei gruppi di Pozzuoli, di Napoli, di Salerno, di Caserta, perché hanno fatto una mobilitazione veramente eccezionale. Questo tempio in cui abbiamo fatto l'incontro, un tempio magnifico risalente al primo secolo, cioè un tempio augusteo con le colonne ancora augustee, trasformato nel IV-V secolo in cattedrale cristiana e poi aggiornata con una parte nuova in epoca barocca. Un luogo veramente caricatissimo di energie veramente vulcaniche. D'altra parte ci abbiamo avuto pure una scossa di 2 gradi, cioè insomma Pozzuoli è come di un luogo di energie veramente potenti e noi, come sapete, abbiamo avviato il ciclo 2024 delle feste in un modo e in un luogo molto precisi. Cioè abbiamo fatto la festa il 25 gennaio, che è la memoria della conversione di San Paolo, abbiamo fatto questo incontro su conversione e rivoluzione e l'abbiamo fatto a Pozzuoli, dove San Paolo approda dalla Sicilia prima di arrivare a Roma. Noi, d'altra parte, cari ragazzi, stiamo crescendo ulteriormente, continuiamo ad avere iscrizioni anche in questi giorni al nostro gruppo, non so quanti siamo, ma stiamo arrivando quasi a 700, quindi salutiamo tutti gli amici telematici che ci seguono, invitandoli sempre, se vogliono e quando possono, a venire a Roma, perché comunque l'incontro fisico ha una valenza e un'energia diverse, come ovvio. Perché noi ci chiamiamo darsi pace e non è un modo di dire. Capite? Noi facciamo, come dire, l'opposto di quello che normalmente il mondo fa, cioè distrarre, portare fuori dalla carne, dal dolore, dalla paura, dall'inquietudine. Invece a me mi interessa proprio l'inquietudine, mi interessa la zona oscura, mi interessa lavorare là, perché se non lavoriamo là, la pace è una chiacchiera del mondo che non fa che parlare di pace, è vero? Non fanno che dire quanto vogliono la pace. Vogliono la pace senza disinnestare i meccanismi della guerra più intimi e inconsci. Ecco, pare assurdo, ma siamo ancora qua, a livello storico.
siamo ancora in questa ambiguità che produce poi la guerra permanente. Ma anche questo sembra non bastare a porre agli umani delle domande. Non dico delle risposte, ma facciamoci delle domande. Siamo tutti per la pace, no? Tutti per la pace. Sono tutti per la pace. Li senti, sono tutti per la pace. E tutti fanno la guerra. Ci sarà un problema che non abbiamo ancora ben visto? Ci vogliamo un attimo fermare a farci qualche domanda? Beh, noi facciamo questo. E le domande sono semplici e anche le risposte inizialmente. Cioè il meccanismo della guerra è un meccanismo automatico, istintivo, che abbiamo tutti dentro, che è essenzialmente radicato in una percezione di separazione. Cioè noi viviamo entro una psicologia della separazione, data per scontata. E la psicologia della separazione, cioè il fatto che io sono, credo di essere del tutto separato da lui, da lei, inevitabilmente produce un senso di pericolo. E il senso di pericolo, cioè la paura, produce inevitabilmente il bisogno di difendermi. E il bisogno di difendermi produce la guerra, come ci ha insegnato von Clausewitz, cioè il più grande teorico della guerra della modernità, il maresciallo von Clausewitz, che ha scritto il suo saggio sulla guerra, che è tuttora studiato anche nelle accademie. Lui era un generale dell'epoca napoleonica, antinapoleonico naturalmente, e ha scritto questo grande saggio sulla guerra in cui, tra le tante cose intelligenti, che essendo un generale, conoscendo la guerra molto bene, ci può insegnare. E la prima cosa che ci dice è che tutte le guerre sono difensive. Cioè tutte le guerre nascono da un bisogno più o meno chiaramente illusorio di difenderci. Ma questo anche le guerre condominiali, non solo le guerre mondiali, tutte le guerre, tutti i conflitti tra di noi. E se tu senti i due confliggenti, come mi è capitato molte volte, tutti e due si sentono aggrediti e tutti e due dicono che si devono difendere e che fanno la guerra perché si devono difendere. Ragazzi belli, perché? Perché è il principio psichico della separazione. È la percezione di essere un corpo mortale separato da tutti e da tutto e quindi molto in pericolo. Facciamo una trincea qua. Una piccola torre, mitragliatrice, i sacchetti di sabbia, così. Appena uno di questi si muove in modo un po' strano, lo facciamo fuori per sicurezza, se no non mi sento sicuro. Se non mi sento sicuro ho paura ancora di più e se ho paura divento cattivo. È chiaro ragazzi? Capite che darsi pace non è come di una cosetta facile facile, perché vuol dire capire questo e impostare la propria vita su un lavoro costante, perché costantemente noi ricadiamo in questa percezione di separazione, che ci dia costantemente un altro senso di noi stessi, un senso di non separazione e quindi di sicurezza vera, stabile e incondizionata. Questo è il nostro lavoro. Solo persone che facciano un lavoro serio di questo tipo, a mio parere, potranno costruire delle relazioni più pacificate, sempre in divenire, non è che domani diventiamo tutti San Francesco d'Assisi, no. Però diventiamo consapevoli di questo. Cioè la smettiamo di raccontarci balle, sia a livello privato, personale, che a livello politico, mondiale, no? Cioè, pensate se questa cosa diventasse un modus della diplomazia. I rappresentanti diplomatici di paesi
che hanno paura gli uni degli altri, no? Mettiamo, gli ucraini e i russi hanno paura, tutti e due dicono questo. Gli ucraini hanno paura di essere invasi, sono stati invasi, i russi hanno paura che l'Ucraina insieme alla NATO possa distruggere, hanno paura, abbiamo tutti paura. Ok, invece di incattivirci, cioè come dire aggravare la paura, cioè, siccome ho paura allora mi armo ancora di più, ma quello avrà ancora più paura e si armerà pure lui fin quando faremo una bella guerra con qualche milione di morti. Dopodiché non è che faremo la pace, saremo semplicemente stramazzati. Avremo preso talmente tante botte tutti, avremo talmente tanti lutti in famiglia, che saremo stanchi di massacrarci e quella la chiameremo pace, che durerà il tempo di dimenticare e che ritorna la paura e ricominciamo da capo. Vogliamo continuare così per qualche millennio? O vogliamo incominciare a usare dei metodi diversi? Ci incontriamo, incominciamo a lavorare sulle nostre paure, che sono paure personali anche storiche. Ci vuole, come dire, un lavoro psicologico-spirituale a livello delle nazioni. Una psicoterapia delle nazioni dobbiamo inaugurare, se vogliamo andare verso un mondo meno catastrofico e non precipitare lì dove pare che ci vogliano portare proprio velocemente, cioè a catastrofi veramente gravi, mondiali, a breve. Ma noi dobbiamo lavorare intanto su quello che possiamo fronteggiare. Questo è un altro elemento fondamentale. Noi lavoriamo adesso. Quindi non rinviamo, non proiettiamo, non deleghiamo. Facciamo il lavoro che possiamo fare, che è molto. È molto. E quindi, due notazioni prima della nostra pratica, che spero diventi, come dire, una abitudine. Perché l'anima umana è plastica. L'avrete capito vivendo. Cioè, se tu fai una cosa oggi, l'anima tenderà a darti un input per rifarla domani. Che sia bene o male non ha alcuna importanza. Può essere una virtù o un vizio. Sia l'uno che l'altro produce una tendenza alla ripetizione, a rifarla sta cosa. Aristotele dice che è l'habitus, no? Habitus è un concetto, un termine latino, che è un frequentativo del verbo abere. Frequentativo vuol dire un verbo che ripete la propria azione, cioè abere vuol dire avere. Una cosa che hai tante volte diventa un habitus, o un'abitazione, o un'abitudine, uguali. Sono tutte parole frequentative del verbo abere. Ripetendo l'avere quella cosa o quell'atto diventa abitudinario. Lo tendi a rifare. Quindi bisogna stare molto attenti a cosa facciamo ripetutamente, perché diamo un enorme potere a quella cosa, perché la nostra anima tende a ripetere, si potenzia, capite? Più una cosa la fai e più si potenzia, finché diventa un vizio, no? Pensate al fumo, che ne so, no? Pensate quanto è difficile smettere di fumare, dico per dire, quando una cosa diventa così abitudinaria da diventare una parte di te. Allora, la pratica meditativa si rafforza anch'essa nella ripetizione. Ripetendo si potenzia e poi diventa un'abitudine, una sana abitudine, per cui il ritmo che tu dai va quasi da solo, va sempre rilanciato, va sempre potenziato, ma c'è una forza dell'inerzia positiva dell'abitudine. Allora, due brevi, appunto, letture per rilanciare la nostra pratica anche oggi, per fare subito quello che abbiamo detto, cioè attenuare il senso di separazione. Cioè, se è vero quello che abbiamo detto, cioè la guerra viene dalla difesa,
La difesa viene dalla paura, la paura viene dal senso di separazione. Se vogliamo interrompere o perlomeno indebolire questa catena, dobbiamo partire dalla prima causa, cioè il senso di separazione. E la pratica meditativa è uno strumento di grandissima efficacia su questo punto. Attenua il senso di separazione, attenua quindi la paura, attenua il bisogno quindi di contrarmi in difesa. Noi siamo contratti, no? Noi siamo sempre contratti, anche adesso. Se non fai un buon lavoro, noi siamo abitualmente contratti, ecco l'abitudine. La meditazione è una forma profonda anche di rilassamento. Questo rilassamento è molto piacevole, perché noi facciamo una fatica enorme a contrarci per difenderci. Noi siamo abituati a fare questa fatica, non pensiamo, non ci stiamo attenti. Ma se ci stiamo un momento attenti, anche mo, ve ne rendete conto la fatica che sta a fare il vostro corpo, contraendosi, essendo in difensiva? Lo sentite che è in difensiva? Siamo abituati a stare in allerta, come se ci fosse un pericolo. Questa è energia, una grande fatica. Ecco perché gli umani sono stanchi. Noi siamo stanchi. Siamo stanchi perché facciamo una fatica enorme a difenderci dal nulla. E la pratica meditativa è un forte antidoto, una potente medicina. E quindi vi leggo due brevi testi. Il primo è tratto dal Dizionario della Lingua Inaudita, che è un libro che io ho fatto a mo' di dizionario, quindi c'ha proprio i vocaboli in ordine alfabetico, ed è un vademecum, direi, per ogni praticante, ed è anche un memorandum. Perché noi queste cose, anche se le sentiamo, se poi non le pratichiamo assiduamente, le dimentichiamo. E il vocabolo che vi leggerò è appunto consapevolezza. Se stamattina sei triste, riposa nella consapevolezza della tua tristezza. Se stamattina sei molto arrabbiato, riposa nella consapevolezza della tua rabbia. Affinché tu possa riposare, questo è un concetto molto importante, riposare. Nella Bibbia Dio spesso dice entrerai nel mio riposo o non entrerai nel mio riposo. Cioè, il riposo è un luogo che noi tutti aneliamo a raggiungere e ad abitare, no? Proprio perché siamo stanchi. Anche il Cristo dice, voi che siete affaticati e oppressi, venite, io vi ristorerò. Quindi il riposo è fondamentale, fondamentale. Più ci riposiamo, che non vuol dire dormire, il riposo è la decontrazione, capite? Lo scioglimento progressivo della contrazione, quello è il riposo. In realtà il vero riposo può essere molto attivo, molto creativo. Anzi, la vera creatività nasce da questo stato fluido. Affinché tu possa riposare, la tua consapevolezza dovrà essere coltivata, morbida. Questo è molto importante per la pratica, perché anche il praticante tende inconsciamente a vivere la stessa pratica in una maniera un po' contratta, se non sta attento. Mentre la consapevolezza entro la quale pratichiamo deve essere attentamente resa morbida, resa fluida, fluidificata. Capite?
se no anche la pratica diventa come un nuovo dovere, no, del piccolo ego che dice oddio, ma come sto? Ma no, non sono bravo, no, non sono capace, no, non fa per me, no, come sa la pratica? Ciaone! Sei di nuovo nella difesa, nella contrazione, nella paura. Niente di male, te ne rendi conto e lasci andare. Quindi affinché tu possa riposare, la tua consapevolezza dovrà essere coltivata, morbida, accogliente, estremamente vasta. Basta. Voi capite, la separazione è una chiusura. La vastità della consapevolezza dilata all'infinito la consapevolezza, cioè il nostro spirito, che è infinito. Noi non siamo affatto limitati a questa scatoletta di carne, è ovvio, no? Qualunque cosa sia, è ovvio che la nostra coscienza non ha confini, no? Come diceva il grande Henri Bergson, no? La mia coscienza ha i confini dell'universo. Spaziosa e leggera. Inizia col concentrarti su questa inspirazione e abbandonati un po' in questa espirazione. Il respiro è uno strumento per procedere in questo lavoro, uno strumento mirabile, uno strumento fantastico, il più efficace, come vedremo. La consapevolezza che tutto accoglie, capite? Nasce un pensiero, lo accolgo, sorrido e mi abbandono, cioè lo lascio esistere, senza però attaccarmi. Tutto accoglie, è l'annuncio di quella dolcezza piena di sapienza e di amore che chiamiamo spirito. Cioè questa nostra dilatazione di coscienza ci incomincia a fare sperimentare quella luce, capite che è una luce? La coscienza è una luce. Noi siamo tutti dentro questa luce in questo momento. Pensate se la luce della coscienza di tutti noi in questo momento si spegnesse. Ci sarebbe il mondo? Lasciamo perdere. Però è interessante, no? Noi normalmente non facciamo caso alle cose più semplici e più essenziali, più importanti. E invece se incominciassimo a renderci conto di quello che siamo, cioè del fenomeno umano, beh, sicuramente faremmo molti meno danni, saremmo molto più sensibili, attenti, consapevoli e quindi meno automaticamente, inconsciamente devastanti e distruttivi. Se stamattina ti sembra di morire, riposati in questa luce in cui perfino la morte si scioglie come un calcolo renale, come un antico dolore sfuma nell'inaudito sollievo. Più disciogliamo la percezione di separazione, più lo stesso mistero della morte può parlarci un linguaggio diverso da quello del puro annientamento. Ma questo lo vedremo lungo il percorso. Questa è la prima lettura che vi volevo fare. La seconda è di Pascal, del filosofo francese Blaise Pascal, che è molto interessante proprio come pratica, perché ci fa capire come funziona la nostra mente. Cioè, noi non usciamo dalle gabbie della mente se non conoscendole fino in fondo.
non ne usciamo, perché le gabbie della mente sono estremamente sottili, sono estremamente mobili, sono estremamente mutevoli, cambiano. Quindi se non c'è un lavoro molto serio di osservazione e di conoscenza, non esci minimamente dalle tue gabbie, resti nelle tue gabbie e ti muovi dentro la gabbia come una scimmia in gabbia, come dicono gli indù, cioè da pazzi, come facciamo noi, siamo tutti pazzi, un manicomio. Il mondo non è un manicomio? A me mi pare evidente che è un manicomio. L'unico problema di questo manicomio è che non ci sta, le persone non sono bloccate, no? Cioè, circolano liberamente, hanno le armi nucleari, sono dei pazzi ai quali noi diamo potere, denaro, armi, capito? Decidono per noi. Invece di essere rinchiuse e curate, no? Cioè, vogliono curare loro a noi. Cioè, in fondo per loro, noi siamo pazzi, no? Che stiamo a fare qua? A darci pace. Invece di fare una bella guerra, non so, tra di noi, rapinare qualcuno, fare soldi a palate per devastare il mondo e lasciare un cumulo di rifiuti ai nostri figli. Questo dovreste fare, che state a fare qua? Dovete produrre e consumare. Che state a fare qua? Perde tempo. Quindi dice Blaise, ciascuno esamini i suoi pensieri, ecco un filosofo. Qualcuno mai vi dice di esaminare i vostri pensieri? Non so, alla televisione. No, loro non vogliono che noi esaminiamo i nostri pensieri, perché sennò non daremmo più ascolto ai loro. Un pensatore, invece, o se volete, una persona che vuole bene agli umani, gli dice, la prima cosa che gli dice, esamina i tuoi pensieri, no? Non abbocca come un pollo, come un pesce, a tutti i pensieri che ti vengono in testa, che non ce l'hai messi tu, lo vuoi capire? Quelli che ti vengono in testa, tu credi che siano pensieri tuoi, questi sono i pensieri miei, ma li hai studiati? Sono i pensieri che hai sentito al telegiornale ieri mattina, se va bene, se no sono quelli che ti ha passato tua mamma, che l'aveva sentito dalla mamma. Il sì collettivo, come dice Jung, non si fa, non si dice il sì, il signor sì. Questo dicono tutti i pensatori, le persone sapienti, tutta la storia, di tutta la storia. Esamina i tuoi pensieri. Se non esamini i tuoi pensieri, non impari, diciamo, a discernere tra i pensieri, sarai pensato. Sei una macchina, dice Gurdjieff. La maggior parte degli umani dice sono macchine. Poi ci credo che crediamo che siamo come computer. Siamo computer. Funzioniamo in automatico normalmente. Non abbiamo un pensiero originale, un pensiero dalla fonte. I pensieri dalla fonte si riconoscono, ragazzi, però se non esamini i tuoi pensieri non sai manco discernerli. È semplice, un pensiero fontale è un pensiero che ti dà una percezione di novità. Quando tu senti un discorso e hai la percezione di averlo già sentito, quello è aria fritta, è aria fritta. Quindi esaminare i propri pensieri per diventare umani. Ciascuno esamini i suoi pensieri, li troverà sempre occupati dal passato e dall'avvenire. Preoccupazione per il futuro, che normalmente è una proiezione delle paure sperimentate nel passato. Io posso avere avuto un'infanzia molto infelice, per esempio. Una prima lettura è una catastrofe, oddio mi è successo questo, la vittima. Fai un buon lavoro, per qualche vita, per qualche anno, se te va bene, e capirai che quello che hai vissuto è una grazia magari, no? Che se sei quello che sei, se hai capito le cose che hai capito, è perché hai attraversato quelle prove, le hai vissute, le hai superate, ringrazia Dio e alla fine ringrazi Dio. Tu ringrazi Dio? Intanto ti avevi trovato il posto. Capirei, con Giovanna abbiamo cambiato un po' la storia della vita? Direi di sì. Ecco, è arrivata la testimonianza.
E vedi? È un fiore, è diventata un fiore. La mia sicuro. Ecco un'altra. Ma è così, ragazzi, il passato si deve cambiare, no? Se no che stiamo a fare? Che siamo in un mondo, diciamo, bloccato? Qui non è bloccato niente. Quindi invece l'ego sta bloccato tra pensieri del passato malinteso e pensieri del futuro tristi. Non pensiamo quasi mai al presente. Io direi, non stiamo mai presenti qua. Perché questi pensieri del passato e del futuro è come se creassero una nebbia, capite? O meglio, uno schermo. Noi vediamo, adesso voi vedete me, no? Voi credete di vedere me, ma in realtà voi mi vedete con degli spessi occhiali oscuri che sono i vostri pensieri del passato e del futuro, tutta una marea di interpretazioni, capite? Di concezioni automatiche, che sono come una cortina fumogena. Praticamente non mi vedete. Vedere, essere presenti al presente è un lavoro. Noi non siamo nel presente, il presente è un evento. Voi avete la percezione di essere in un evento scaturente? Se avete una percezione fisica che questa è un'esplosione, allora siete nel presente. Se non avete questa percezione che questa è un'esplosione, non siete qui. Non siete ancora qui. Poi faremo una pratica, cercheremo di venire qui, di arrivare qui. Siamo nel passato, siamo nel futuro proiettato, capite? Non è qua, non siamo qua. Per essere qui dobbiamo come disimmaginare il mondo. Allora diventiamo vivi. Non pensiamo quasi mai al presente, o se ci pensiamo è solo per prenderne luce al fine di predisporre l'avvenire, sempre in una proiezione. Non stiamo qua. Riposa nella consapevolezza. Non scappare. Non proiettare, dopo però devo, ma che succede dopo? Niente. Non succede niente. Che bello, eh? Non devi fare niente, non dovrai fare niente. Ci dedicheremo a questa attitudine, non fare niente. Riposare, lasciare essere. Lasciare essere. Senti come ti riposi? Lascia essere. Non devi reggere il mondo, sta tranquilla. Non è sulle tue spalle il mondo. Che credete che sia sulle vostre spalle, come Atlas? Sapete Atlas, no? Il famoso Lied di Schubert che voi tutti cantate la mattina appena svegli in tedesco. No, non cantate in tedesco. Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen. Ho sbagliato mestiere. Sapete che dice Adas? Dice, tutto il mondo di dolori, di ganze welde schmerzen, debbo io portare, sopportare, Atlas, no? C'è il mondo sulla capoccia. Noi viviamo così, ragazzi. Pensiamo di dover portarci tutto il mondo sulle spalle. E pesa. Non è necessario. Il mondo c'è, diciamo, una forza un po' più consistente che lo manda avanti. Lasciamolo fare. Il presente non è mai il nostro fine. Riposa. Riposa è presente, capito? Non riposati domani. Non mi riposerò domani, no? Quelli che prevedono le vacanze. Che poi diventa un disastro normalmente, no? Le vacanze normalmente sono l'opposto del riposo, sono una fatica mostruosa e anche una noia mortale, diceva Baudelaire, che era un poeta, quindi sapeva quello che diceva. Ci si annoia e si litiga poi, si litiga come cani durante il riposo.
perché il riposo non lo devi prevedere, non lo devi progettare, non avverrà mai. Il riposo è mo, riposa, capito? Ecco, quindi il presente non è mai il nostro fine, il passato e il presente sono solo mezzi per un futuro, per il futuro, per l'avvenire. Così però, dice il grande Blaise, non viviamo mai, ma speriamo di vivere e preparandoci sempre a essere felici non lo siamo mai. Questo è molto importante. Allora, la pratica meditativa è una ricerca costante dell'esperienza dell'essere presenti, come esperienza gaudiosa, come autentico riposo, come autentico rifugio. Altro termine biblico fondamentale, no? Proteggimi in te mi rifugio, centinaia di citazioni anche salmistiche, il rifugio. Perché gli umani hanno sempre percepito che nelle loro profondità c'è un luogo dove si può riposare. Lo possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare profondità dell'anima. Noi lo sappiamo che c'è una profondità, come dire, protetta, un luogo dove possiamo sentirci al sicuro. Questo è fondamentale. Sentendomi al sicuro, la paura si attenua. Attenuandosi la paura, non ho più così bisogno di difendermi, di contrarmi. Quindi mi darò pace e darò un po' di pace al mondo che mi circonda, parenti, amici, un pochino. Ok? Bene. Ora faremo la nostra pratica. Io suggerisco, ai praticanti iniziali di ritornare alla pratica meditativa che abbiamo proposto, specialmente il primo e il secondo incontro. Lì voi trovate lo schema in 5 stadi, che è quello che noi manterremo per tutta la vita, per chi vorrà. Naturalmente la pratica meditativa è infinitamente realizzabile, quindi è sempre nuova, anche se ha una sua traiettoria, ma ogni passaggio di questa traiettoria è infinitamente realizzabile e quindi sempre nuovo. La prima parte della pratica e di ogni pratica interiore in realtà consiste nel raccoglimento o concentrazione della mente o del cuore, a seconda delle diverse forme di linguaggio delle tradizioni, ma la cosa è la stessa. E il primo passaggio di questa concentrazione consiste nel raccogliere la nostra attenzione sulla percezione interiore del nostro corpo.
il processo di raccoglimento è graduale. È gentile. Richiede la nostra pazienza. Il nostro spostare e rispostare l'attenzione sull'oggetto che noi decidiamo di osservare e di sperimentare. La nostra colonna vertebrale si erge verticalmente tra le due ossa del bacino. Che sono chiamate ischi. Percepiamo questa colonna vertebrale che si erge al centro del bacino e con un gesto gentile di spinta dal basso verso l'alto stiriamo un po' dal basso verso l'alto la colonna vertebrale allungando su, su, fino a stirare un po' le vertebre cervicali, percependo questo ordine del corpo. Entro una postura un po' più ordinata. Le mani sono poggiate sulle gambe, possibilmente con i palmi verso l'alto, in un'attitudine di apertura e di ascolto. I globi oculari tendono ad ammorbidirsi come fossero delle spugne. Che lasciano scivolare un rigo di lacrima ai margini esterni. Il volto si distende. Le mascelle non sono contratte. Ascoltiamo le diverse parti del corpo, collo, spalle e rilasciamo contrazioni muscolari inconsce
lasciando che solo i muscoli necessari restino attivi. Quali, per esempio, i muscoli addominali profondi. Vi prego di realizzare che questo primo momento sta già rallentando le dinamiche della mente. La respirazione e anche la mobilità degli occhi. C'è un nesso molto profondo tra queste tre dimensioni del corpo. Respirazione, attività degli occhi. Attività della mente. La nostra coscienza, questa luce, si pone in un'attitudine di attesa. Attende l'inspiro. Non lo anticipa. Non lo modifica, non interferisce. Gode il lasciar essere. Lascia che l'inspiro venga come e quando vuole. E lascia che l'espiro vada liberamente. Vi prego di realizzare questo primo assaggio del riposo reale. La coscienza impara
a non agire in forma automatica. Siamo noi, è il nostro spirito che decide di attendere. Questa coscienza che non interferisce, che lascia essere, possiede qualità intrinseche. Che desideriamo realizzare sempre più intensamente. Accoglie senza intervenire. Accoglie con benevolenza. Accoglie senza mutare. Sorridere vuol dire questo. Fare esperienza di uno spirito, di questo spirito, di questa coscienza, che può accogliere senza mutare. E senza farsi catturare dai pensieri che di momento in momento emergono dalla memoria del corpo e della psiche. Mi abbandono lascio scorrere nell'espiro gesto fisico vuol dire non mi identifico. Vi prego di approfondire l'abbandono, espiro dopo espiro, rimanendo nella respirazione naturale. Espiro, mi abbandono. Lascio scorrere. Lascio andare.
tutto affluisce, tutto defluisce giù, 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 giù. Non c'è fondo. Vi prego di realizzare gradualmente il non trattenere le acque rinunciando in questo espiro al controllo. Vi prego di imparare a gustare la rinuncia al controllo, graduale e progressiva, espiro dopo espiro, come rilassamento reale. Grande pace. Nell'approfondirsi dell'abbandono nell'espiro. È come se si disciogliesse ogni separazione. Lasciamo che si sciolga. In questa apertura infinita. In cui possiamo riposare. Momento meraviglioso. Questo momento è meraviglioso perché non passa. Gradualmente le nostre piccole paure si attenuano. E noi diveniamo questa beatitudine.